Siamo qui davanti alla montagna spaccata con Tiziana, l'abbiamo già intervistata altre volte, la mamma del Castagnaro. Ci sono delle novità stamattina perché siete tutti qui proprio perché sembra che debbano giungere con le ruspe per effettuare i primi carotaggi. Cosa ci puoi dire di nuovo? Allora, fine ieri sapevamo semplicemente che il prefetto aveva convocato Giarrusso dicendo che volevano venire nella cava del Castagnaro. È stato convocato l'avvocato Rossi, il legale del proprietario della cava, per oggi pomeriggio, ma la cosa che penso che è giusto che la gente sappia che Stefano Caldoro, in questo da poco tempo abbiamo saputo che ha firmato per far arrivare le macchine per i carotaggi nel Castagnaro. Questo prevede una zona militarizzata. Stefano Caldoro è lo stesso che neanche 20 giorni fa ci ha parlato con il comitato e con Massimo Carandente Giarrusso dicendo che dovevamo dare un'alternativa, e su questa alternativa, sulla piattaforma famosa, il comitato e il sindaco stava lavorando. Questo, a mio avviso, io lo dicevo anche alla gente del comitato prima che succedesse questo, era un depistaggio, stavano aspettando semplicemente che le cose si calmassero, c'era il periodo delle gare delle barche a vela e quindi Stefano Caldoro si faceva le sue belle fotografie con De Magistris sulla Caracciolo. Probabilmente noi i 20.000 che eravamo a quarto dovevamo arrivare tutti quanti sulla Caracciolo. Beh, questa è, diciamo, la nuova situazione che state vivendo qui al Castagnaro, all'ingresso del Castagnaro, quindi sembrano fondate queste voci e sembra quindi che sia stato detto questa cosa della piattaforma un po' per deviare il problema della discarica del Castagnaro. Sì, siamo stati presi in giro, perché le cose si dicono con il loro nome, siamo stati presi in giro. La cosa è, ora noi stiamo cercando di informare la popolazione di Quarto deve scendere, perché è arrivato il momento che veramente dobbiamo difendere il territorio. Ne abbiamo parlato in 4 mesi di lotta, ora è il momento di difendere il Castagnaro, lo ripetiamo, l'unico polmone verde del territorio, ma non è solo il Castagnaro, difendiamo l'area flegrea, perché Quarto soffocherebbe in una puzza, Quarto sarebbe ancora di più martorizzata e noi ne sappiamo qualcosa, chi ha vissuto pianura e si ricorda di pianura ne sa qualcosa. Va bene, ringraziamo. Grazie Tiziana per queste novità, verremo anche a chiedere nel corso della giornata se ci sono altre cose, va bene? Speriamo in novità migliori di queste, sicuramente. Grazie. Arrivederci.